Buongiorno a Manlio Di Stefano, deputato del Movimento 5 Stelle, sottosegretario agli esteri, per un'analisi con lui dal punto di vista della maggioranza, naturalmente, visto che ieri abbiamo sentito un pezzo dell'opposizione, dei risultati di questo vertice europeo. Buongiorno Di Stefano, eccoci. Buongiorno a voi, buongiorno a chi ci ascolta. Maria, prego. Buongiorno, buongiorno Di Stefano. Intanto le chiedo, dopo l'accordo a Bruxelles, il governo col Premier Conte sembra rafforzato, ma ci sono due ostacoli che potrebbero nuovamente, non credo rimettere in discussione il governo, ma renderne più complicata la navigazione. Il primo è accettare o no il MES, e secondo il Premier Conte, che ne avrebbe parlato con il Ministro dell'Economia Gualtieri, sarebbe inopportuno indebitarsi per altri 36 miliardi dopo aver incassato 127 miliardi con il Next Generation europeo. La seconda e più insidiosa trappola, mettiamola così, che vedo arrivare è chi gestirà i fondi che potrebbero essere in qualche modo a disposizione addirittura tra 4 mesi. Luigi Di Maio dice ci vuole una cabina di regia. Di Battista, abbiamo letto questa mattina, non è d'accordo, dice Conte ha negoziato, ha portato a casa il risultato, è giusto che sia lui a gestire le risorse. E aggiunge, insidioso, anche perché c'è già chi lavora per sostituirlo. Allora, le chiedo, sul MES troverete la quadra e soprattutto, secondo lei, chi deve gestire le risorse? Io da mesi ormai sento dire che il governo è sempre in bilico per qualche motivo. Credo che questo sia in realtà più un desiderata di chi ci vuole male, come si suol dire, ma non una realtà, è molto più un rumore di fondo che quello che davvero c'è poi nel governo. Il MES oggi passa totalmente in secondo piano, perché nel momento in cui Conte ha raggiunto un accordo per 209 miliardi, di cui 82 a fondo perduto, cosa ce ne dovremmo fare di 36 miliardi con delle condizioni che sono quelle legate al MES? Quindi l'argomento è totalmente in secondo piano, credo che questo lo sappiano tutti in questo momento, Gualtieri incluso, e quindi è evidente che Conte è stato molto chiaro in questo senso e la strada sarà quella. Per quanto riguarda chi spenderà i soldi, non credo che sia un grande argomento, nel senso che, non mi appassiona infatti, c'è un governo, c'è un Presidente del Consiglio e quindi come tutti gli altri fondi, perché non è che non li abbiamo gestiti, gli 80 miliardi che abbiamo fatto di scostamento di bilancio li stiamo gestendo, ad esempio, come tutti gli altri fondi li gestisce il governo col suo Presidente del Consiglio, che chiaramente ne detta la linea, l'indirizzo politico. Abbiamo dei ministeri che fanno proprio questo e quindi ogni ministero avrà la sua quota parte per i progetti che riteniamo essere fondamentali per il Paese, che sono quelli di svecchiamento della macchina amministrativa, che sono quelli di riduzione delle tasse, e anticipo la domanda, non direttamente, ma chiaramente se utilizzi i soldi del Recovery Fund, le altre cose che ti servono, si liberano delle risorse che puoi utilizzare per abbassare le tasse, ad esempio. Di Stefano, per esempio, quota 100 che andrà ad esaurimento, e lo sappiamo perché era solamente una sperimentazione, non verrà rinnovata? Per noi quota 100 è uno strumento utile che ha dato dei buoni risultati e quindi assolutamente non abbiamo l'interesse di togliere qualcosa, in questo momento abbiamo l'interesse di aggiungere qualcosa appunto per aiutare l'economia in difficoltà del paese. Io non inizierei a ragionare oggi su cosa dobbiamo togliere, perché altrimenti faremmo il gioco di chi appunto parla dell'Italia spendacciona che deve fare riforme per togliere degli aiuti agli italiani. No, gli italiani oggi hanno avuto una grande difficoltà legata al Covid e quindi vanno aggiunti strumenti, non tolti. Sì, d'accordo, però le riforme che sono collegate a questa, alla Next Generation, e sono precise, no? E sono anche. No. Non sono precise, sì, sono degli indirizzi, cioè vanno sull'innovazione, certo, vanno sulla green economy. La scuola, sanità, tutto quello che ne serve, infatti. Per quello dico, la digitalizzazione, esatto. Tempi certi per la giustizia civile, ecco. Cioè, quello che ha ottenuto Conte ieri è proprio questo, evitare che ci sia il veto di un paese perché ci impone di togliere qualcosa prima di accedere ai fondi. Noi invece abbiamo detto che l'accordo deve essere nell'interesse di tutti per creare qualcosa. Allora noi abbiamo la fortuna, ma in realtà è stata l'astuzia politica nostra, del Movimento 5 Stelle in particolare, di appoggiare Ursula von der Leyen col suo programma iniziale appunto nella commissione,
abbiamo la fortuna che questo indirizzo del Recovery Fund è esattamente rispecchiante la visione del Movimento 5 Stelle e del governo, cioè innovazione, cioè digitale, cioè giovani, cioè sanità, il rilancio vero del motore dell'economia italiana, che oggi non è più soltanto quello che tanto si diceva un tempo, no? Le 3S, ma oggi è anche innovazione, tecnologia, aerospazio, biomedicale. Su questo si può fare una grande partita e noi siamo prontissimi, perché gli stati generali parlavano proprio di questo. A proposito del MES di Stefano, beh, in realtà i soldi che ci arrivano con il Recovery Fund, con questo nuovo piano che è stato approvato al Consiglio europeo, arrivano con una serie di condizionalità, e sono condizionalità come per esempio il tema delle pensioni, che possono essere più pesanti di questa nuova linea di credito del MES. Quindi forse un pensierino potreste farcelo. Ma guardi, io non abbiamo dimostrato ampiamente di non avere un problema nel ragionare strumenti. Però ripeto, stiamo parlando di uno strumento che nell'eventualità dovesse servire sarebbe da 36 miliardi, quando noi ne abbiamo già messi più di 80 come scostamento di bilancio, cioè non è veramente un'altra scala di priorità in questo momento. Quindi per me è uno strumento che è lì a disposizione, se dovesse servire ragioneremo insieme al Parlamento, ma per noi oggi non serve. Questo è il concetto che sto dicendo. Ieri, tra l'altro, credo che l'argomento più importante che nessuno ha raccontato è che ieri si è davvero dato un cambio di rotta all'Unione Europea, e questo veramente credo che bisogna darne atto al Movimento 5 Stelle, perché fino a 2 mesi fa, vi ricorderete, in Italia i racconti erano due: o accettate il MES perché è l'unico strumento disponibile, oppure usciamo dall'Europa come dicevano le destre. Noi abbiamo imposto al governo e quindi al racconto anche nel paese che un'Europa diversa è possibile, che si è visto un nuovo strumento, e ieri l'Europa per la prima volta è andata sul mercato, che è una cosa che non era mai successa. Cioè, l'Europa ieri, per trovare questi fondi, sostanzialmente ha messo il famoso Eurobond sul mercato, perché lì andranno a prendersi i soldi. Sì. Poi sì, nessuno di Stefano, mi scusi di Stefano, nessuno vuole togliere i meriti alla vostra formazione politica, però diciamo sì, una manina Merkel e Macron forse ce l'hanno messa. Sulla trattativa, certo. No. Anche sull'impulso politico a questa operazione. Quello che dico è però che 2 mesi fa in Italia avevamo le sinistre in generale che parlavano di prendere il MES e accontentarci, e adesso che sono stiamo all'Unione Europea. Questo è quello che dovete dare come atto. E noi ritroviamo una terza via possibile. Abbiamo sostenuto Conte, che non a caso è un presidente che abbiamo scelto noi, che volevano fare fuori dopo il governo Conte 1, e oggi il risultato, onestamente, è merito soprattutto di questa visione politica. Merkel e Macron hanno fatto un ottimo lavoro nella parte di accordo, chiaramente, adesso, ma certo non perché siamo tutti, non siamo stupidi, anche loro hanno interesse diretto. La Germania, dopo la Brexit, ha bisogno di riposizionarsi in Europa con gli Stati Uniti che gli danno contro ogni giorno, e la Francia è messa male come noi come economia, quindi chiaramente faceva comodo a tutti. Senta, evidente che sì, la giornata è stata storica, perché per la prima volta l'Unione Europea si sta comportando come un tutto unico, è un primo passo, chissà se poi arriverà anche quella Europa fiscalmente coesa che per ora non c'è. Do atto evidentemente che voi siete molto cambiati, no, in questi anni, perché dal 2015, quando appunto Di Maio andò ad Atene e c'era chi nel Movimento 5 Stelle organizzava banchetti per l'uscita dall'euro, siete poi arrivati invece a votare Ursula von der Leyen, è stata proprio la svolta del Movimento 5 Stelle. Le chiedo, a questo punto voi in Europa con chi vorreste stare? Perché al momento non avete, come dire, una collocazione molto precisa. E mi piace vedere questa storia che lei ha giustamente raccontato, però con la lente giusta. Noi non abbiamo semplicemente cambiato idea, che è segno di intelligenza per tutti dal mio punto di vista, cambiare idea quando si capiscono alcuni meccanismi in modo migliore, ma abbiamo ragionato su una ovvietà. Quando noi non eravamo al governo non vedevamo onestamente un'azione del governo italiano in grado di cambiare l'Unione Europea. Quindi ritenevamo giustamente che fosse più utile uscirne dall'euro addirittura. Quando siamo andati al governo abbiamo capito, studiando le carte e vedendo i trattati e lavorando nei ministeri, che si poteva cambiare l'Unione Europea, tant'è che il passo di ieri per me è importante non per i 209 miliardi soltanto, ma perché ieri è cambiata l'Unione Europea. Ieri l'Unione Europea ha emesso debito sovrano per difendere i suoi paesi, quello è un cambio epocale.
Quindi il cambiamento nostro deriva da questo, dalla consapevolezza che con un governo serio, con un presidente come Conte, con una maggioranza come quella nostra, si possono fare le cose. È quello che ha cambiato tutto. Quindi in Unione Europea, per non eludere la domanda, dove vogliamo stare? Noi siamo, da sempre abbiamo dimostrato di essere un partito che ha un grande piano innovatore, un grande piano riformista, ma certamente in Unione Europea vanno cambiate le coalizioni. È un argomento che si discute da tanto tempo, perché non rispecchiano più la realtà. Dove li in che categoria li mettiamo? Il Movimento 5 Stelle. Le devo chiedere una cosa al volo perché stiamo per chiudere. Sì. Di Stefano, scusi, Luigi Di Maio oggi nell'intervista ad Annalisa Cuzzocrea dice sarei molto felice se Conte scegliesse di iscriversi al Movimento 5 Stelle. Lei pensa che Di Maio sarà un potenziale candidato alle prossime elezioni e in che ruolo? Per il Movimento 5 Stelle o per i fatti suoi da solo? No, Di Maio è un asse portante. No, mi perdoni, ho detto Di Maio, volevo dire Conte, mi sono sbagliato, abbia pazienza. Okay. No, io credo che Conte abbia ben chiaro che il suo ruolo in questo momento è fondamentale per far funzionare questo governo. Credo che alle prossime elezioni Conte sappia benissimo di essere molto gradito dagli italiani, sicuramente da tutti gli elettori del Movimento 5 Stelle. Ciò non vuol dire che correrà con noi, ma io credo che se non dovesse correre alle prossime elezioni con noi, non vorrà dire che non si presenterà in nessun'altra forma. Però detto ciò, Di Maio dice una cosa molto giusta: noi stimiamo Conte, d'altronde l'abbiamo scelto noi, altrimenti non l'avremmo fatto e l'abbiamo sostenuto noi, quindi se dovesse decidere di iscriversi al Movimento 5 Stelle o di presentarsi con noi è più che benvenuto. Grazie Manlio Di Stefano, sottosegretario agli esteri, per essere stato con noi.